È una persona di grande autorevolezza, di grande competenza, credo possa garantire una prospettiva importante per la città di Napoli e per l'area metropolitana. Credo che si possa sperare di passare dal decennio della demagogia, dell'inconcludenza e dei debiti, cioè dal decennio che ha costruito il più grande disastro amministrativo d'Italia, ad una stagione amministrativa all'insegna della concretezza, della semplicità e della, come dire, operatività, oltre che della tutela della dignità di Napoli, perché quando si accumulano miliardi di euro di debiti è difficile difendere un'immagine di dignità di Napoli e del sud intero. Dunque, credo che si possa aprire una pagina molto importante per Napoli e credo per il paese, per il paese. Stiamo parlando, come vedete, di grandi investimenti che sono davanti a noi e la Campania dovrà essere uno dei luoghi principali in cui concretizzare questi investimenti. Bisogna distinguere, c'è un problema di carattere generale che riguarda i comuni d'Italia, che riguarda cioè anche i comuni che hanno amministrato in maniera rigorosa e virtuosa, che hanno utilizzato sulla base di una legge dello Stato le risorse finanziarie. E questi comuni vanno aiutati. Poi c'è un problema specifico che riguarda il disastro amministrativo di Napoli. Noi dobbiamo fare di tutto per evitare che questo disastro amministrativo sia scaricato sui cittadini di Napoli, che per la verità già stanno pagando, perché sono i cittadini che pagano le tasse più alte d'Italia avendo il servizio peggiore d'Italia. Quindi è importante che ci sia l'intesa di tutte le forze politiche per dare una mano alla comunità di Napoli. La mia opinione però è che quando si accumulano miliardi di euro per incapacità, è bene che qualcuno ne risponda, se vogliamo difendere la dignità di Napoli e del Sud. Presidente, ma lei sarà Una osservatore legge semplice speciale o... su Napoli come Roma, Prego. una legge speciale su Napoli come Roma per il debito può essere una strada percorribile? Non lo so sinceramente perché sapete che abbiamo una configurazione di governo molto particolare. Non so qual è l'orientamento, per esempio, della Lega. Io credo che questa richiesta che dobbiamo rilanciare, anche di una legge speciale, è tanto più forte quanto più si presenta con dignità e con interlocutori affidabili. Io non darei neanche un euro a interlocutori che hanno dimostrato di non saper amministrare e che magari hanno triplicato il debito che hanno trovato quando si sono insediati. Questa è la mia opinione. Dunque dobbiamo trovare l'unità di tutte le forze politiche per avere una legge anche speciale per Napoli, per Roma, per le grandi realtà urbane, ma stabilendo sempre un criterio rigoroso di responsabilità.